Tutte le news sull'Alessandria Calcio. Lunedì alle ore 13 su 7 Gol. Grigi nel cuore. Tanta commozione a Parodi Ligure questa mattina per i funerali di Edoardo Manesso, ragazzo di 15 anni morto sulla strada per Novi mentre era in sella alla sua moto. I carabinieri di Alessandria scoprono l'autore di una violenta rapina avvenuta a Tortona ad agosto di quest'anno. Si tratta di un giovane di 23 anni già noto alle forze dell'ordine. A causa delle alte temperature, l'amministrazione comunale di Alessandria decide di posticipare l'accensione dei riscaldamenti al 3 novembre. Il mister dell'Alessandria Calcio Rebuffi conferma: la società è stata ceduta a nuovi imprenditori. Buonasera, benvenuti alla nostra informazione. Dunque, come avete sentito dai titoli, questa mattina a Parodi Ligure il funerale di Edoardo Manesso, ragazzo morto sulla strada per Novi mentre era in sella alla sua moto. Tanti compagni di classe, gli amici, gli insegnanti e naturalmente tutta la comunità del Novese si è riunita intorno alla famiglia di Edoardo, al servizio di Chetti Porcetto. È stata una mattinata carica di tristezze e di emozioni, scandita dalle note di Blanco, dai rombi delle moto, dallo strazio dei genitori e dei nonni, dalle parole del sacerdote della chiesa San Rocco di Parodi Ligure e da quelle commosse di insegnanti, compagni di scuola e amici di Edoardo Manesso, il quindicenne la cui vita è stata strappata sull'asfalto della Novi Ligure Serravalle l'altra mattina alle 7.30, quando il giovane, insieme ad altri tre amici, da Gavi stava per raggiungere in moto l'istituto Ciampini per seguire una tranquilla e normale giornata a scuola. L'ultimo saluto gli è stato tributato questa mattina a Parodi Ligure, paese sulle alture gaviesi, animato da un pugno di persone che si sono viste le loro vie letteralmente inghiottite da una marea di persone, soprattutto giovani che come Edo hanno ancora tutta la vita davanti. Era uno di quegli alunni che ti restano dentro, ha detto commossa un insegnante in chiesa, di quelli sempre presenti con il prossimo. Un patatone, ha detto una sua compagna di classe, allegro, sorridente, che talvolta nascondeva tra i capelli le AirPods per non farsi beccare dagli insegnanti. Parole che oggi suonano come un macigno dritto nel cuore, nell'assurdità di un incidente stradale che ha ancora molti punti oscuri da chiarire e che sono al vaglio dei carabinieri di Novi Ligure che l'altra mattina sono intervenuti in via di Lioraggio, dove Edoardo ha perso la vita dopo essere stato travolto da una 56enne che stava svoltando con la propria vettura nell'area di parcheggio di una panetteria e che agli inquirenti ha detto di non averlo visto arrivare. I carabinieri di Tortona, al comando del capitano Domenico Lavigna, sono riusciti a rintracciare l'autore di una violenta rapina che era avvenuta nell'agosto di quest'anno. I fatti si riferiscono al 20 agosto scorso e vedono protagonisti una donna di 49 anni thailandese ed un giovane di 23 anni di origine slave. Lui aveva visto sul web l'annuncio della donna che si proponeva come massaggiatrice. Quando si era presentato a casa sua nel tortonese, le aveva però puntato un coltello alla gola intimandole di dargli tutti i soldi. La donna aveva reagito urlando. Il giovane, colto di sorpresa dalla reazione, prima di darsi alla fuga era riuscito a rubarle il cellulare. I carabinieri della compagnia di Tortona, allertati dalla vittima, al comando del capitano Domenico Lavigna, sono riusciti a rintracciare l'autore della violenta rapina che risiedeva in Alessandria ed era già noto alle forze dell'ordine. Le indagini si sono concentrate sul contesto dei frequentatori del web interessati alle prestazioni sessuali a pagamento. L'uomo, rintracciato nei giorni scorsi nella zona della stazione di Alessandria e portato in carcere in forza di un'ordinanza di custodia cautelare, era anche in possesso di 13 dosi di hashish, trovate durante una perquisizione a casa sua. Il giovane dovrà rispondere anche di una denuncia per il reato di detenzione e spaccio.
Il prossimo fine settimana sarà caratterizzato, lo sappiamo, dal Ponte di Ogni Santi e dagli eventi di Halloween. La Questura di Alessandria, coadiuvata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Casale Monferrato, ma anche dalla Polizia Stradale, da quella ferroviaria, dalla Polizia Postale e da tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio provinciale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Locali e Municipali, sta mettendo in atto una capillare azione di monitoraggio e prevenzione al fine di garantire la sicurezza sulla realizzazione di eventi, feste, mantenendo anche la consueta attenzione verso eventuali raduni non autorizzati. Sulle strade, nelle piazze, nelle stazioni ferroviarie e nelle realtà territoriali proseguirà con maggiore attenzione il presidio del territorio. A questo proposito si ricorda alla cittadinanza l'importanza di mantenere comportamenti adeguati, in particolar modo in ambito stradale e negli spostamenti, ove ogni imprudenza o leggerezza può essere foriera di lesioni o messa in pericolo dell'incolumità propria ed altrui. Posticipata al 3 novembre la data per l'accensione dei termosifoni ad Alessandria a causa delle temperature registrate ultimamente da ARPA Piemonte, e temperature che sono superiori ai livelli di media stagionali ed in vista delle previsioni fornite dalla stessa agenzia anche per la prossima settimana. Il provvedimento però non si applica agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura, e non si applica anche agli edifici adibiti a scuole materne ed asili nido, agli edifici come le piscine, le saune, agli edifici anche adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili nei casi in cui non ci siano le esigenze tecnologiche o di produzione da rispettare. Allora, la notizia si era diffusa questa mattina, è stata confermata ufficialmente. Il presidente dell'Alessandria Calcio, Luca Di Masi, ha ceduto la società ad una nuova compagine societaria. Lo ha confermato oggi pomeriggio l'allenatore dei Grigi, mister Fabio Rebuffi, durante la conferenza stampa che sempre precede la partita, in questo caso la partita di domani alla Mocagatta contro la Recanatese. Allora, sentiamo la dichiarazione dell'allenatore estratta dal sito ufficiale dell'alessandriacalcio.it. È reale perché sono stato informato anch'io ieri direttamente dal presidente della situazione. È reale. Per quanto riguarda quanto è stata interpretata da me, sicuramente è stata una notizia che all'inizio dell'anno ci aspettavamo che potesse arrivare, perché comunque eravamo a conoscenza di questa situazione, io per primo, quindi è da agosto che so di questa cosa, quindi Non è un fulmine a ciel sereno, quindi si sapeva. È ovvio che per quanto mi riguarda il mio percorso, emotivamente una notizia che comunque dispiace, perché comunque 8 anni in un certo modo, quindi il percorso mio comunque è una notizia che dispiace, ma detto questo noi dobbiamo affrontare la partita di campionato e preparare le partite, e la squadra va affrontata in questo modo, quindi non c'è stato nessun tipo di particolare sensazione. Hanno lavorato tutta settimana, anche oggi, molto bene in campo, non hanno dato segnali di nessun tipo di preoccupazione, quindi stiamo pensando al campo come stiamo cercando di fare noi dello staff, e quindi da questo punto di vista la squadra ha reagito molto bene. Dopo 4 anni di lotte, la Pernigotti può tirare finalmente un sospiro di sollievo grazie all'acquisizione del marchio da parte della JP Morgan. Davanti ai cancelli di Novi Ligure, i sindacati hanno illustrato l'esito dell'incontro con l'amministratore delegato del colosso americano e tolto gli striscioni di lotta che hanno sostato durante l'ormai ex proprietà dei fratelli turchi Toxos. Ce ne parla Katie Porcetto. Si respira un'aria nuova davanti ai cancelli della Pernigotti di Novi Ligure, di quella che segue una tempesta durata 4 anni. Finalmente, infatti, i lavoratori e sindacati possono tirare un sospiro di sollievo, soprattutto dopo l'incontro con Attilio Capuano, amministratore delegato della JP Morgan, dalla scorsa settimana, la nuova proprietaria del prestigioso marchio novese. Dopo 4 anni, oggi abbiamo detto ai lavoratori: signori, da oggi si deve lavorare, non avete più scuse, avete voluto salvare la fabbrica e adesso vi tocca lavorare.
Allora, ieri c'è stato l'incontro con l'amministratore delegato della JP Morgan. Quali sono i punti principali dei quali vi ha parlato? Si è lavorato di prospettiva, quindi finalmente abbiamo a che fare con qualcuno che ha una visione di futuro, e cosa che invece fino ad oggi non abbiamo avuto, quindi lavoreremo con quel tipo di idea, quindi prospettive futuro. Noi abbiamo avuto una fortuna, quella di avere le lavoratrici e i lavoratori che si sono impegnati nella lotta, e questo risultato è sicuramente merito loro. Senza le lavoratrici e i lavoratori, dietro il sindacato, questo risultato non si sarebbe potuto ottenere. Si parla di continuità e si spera anche, così come avete detto prima, che un giorno ci siano i figli dei lavoratori che possano portare avanti questo marchio che, ricordiamo, è un prezioso made in Italy. Sì, è un prezioso made in Italy, diciamo che, come la tradizione vuole, si tramanda da padre in figlio, da madre in figlio, no? Il fatto che ci possa essere la continuità anche all'interno dello stesso nucleo familiare di persone che si danno il cambio. Siamo ancora molto lontani da questo, perché noi abbiamo attraversato una fase dove oggi possiamo dire che c'è un punto zero. Dobbiamo mettere una pietra sul passato, lavorare tutti per il futuro di questa azienda e, come ha detto ieri l'amministratore delegato, per il futuro e lo sviluppo. Ad essere soddisfatti anche le RSU rappresentate da Piero Frescucci e Roberto De Mari della UILA e Giovanni Dispensa della CGIL, figure storiche della Pernigotti, che non hanno mai fatto mancare il loro supporto durante i 4 anni di autentica agonia, quando si parlava a vuoto di piani di rilancio del sito novese, che comunque oggi, guardando avanti, spera anche in un nuovo stabilimento che possa dare definitivo decoro a un pezzo importante della storia italiana. E ora parliamo di prevenzione del tumore al seno. Il mese di ottobre è stato intitolato alla prevenzione proprio per trasferire questo messaggio in modo molto importante alle pazienti. Però lo screening sul tumore della mammella viene fatto durante tutto l'anno ed è importantissimo. Ci sono dati che hanno dimostrato come le pazienti che si sottopongono regolarmente allo screening hanno, se per caso viene diagnosticata la malattia, un andamento molto migliore in termini di guarigione rispetto alle pazienti che non si sottopongono allo screening. Nella nostra azienda ospedaliera di Alessandria abbiamo un gruppo interdisciplinare che si chiama GIC, coordinato dalla rete oncologica. Io sono il coordinatore in questo momento del gruppo, che si riunisce tutte le settimane e che valuta a 360 gradi con tutti gli specialisti che cooperano nel trattamento e nella diagnosi del tumore della mammella, quindi chirurgo, radiologo, radioterapista, chirurgo plastico, oncologo naturalmente, e non manca nemmeno la psicologa, che è molto importante in questo set di pazienti. Discutiamo tutti i casi di nuova diagnosi provenienti dallo screening o meno, si decide che cosa fare, e poi tutti i casi vengono ridiscussi dopo l'intervento chirurgico per decidere quale sarà la cosiddetta terapia adiuvante, cioè quello che si fa poi precauzionalmente dopo l'intervento chirurgico. È importante segnalare che la paziente che arriva dallo screening fa il secondo livello, quindi fa la biopsia e ha una diagnosi di tumore della mammella, immediatamente viene accolta in un ambulatorio prestabilito dove incontra subito il chirurgo, che le propone quali sono le prospettive per la sua malattia. Ci sono proprio anche delle terapie che stanno dando delle buone risposte, sono terapie innovative. Di cosa si tratta? Assolutamente, si tratta di cosiddetti farmaci biologici. Non sono più le classiche chemioterapie che intendiamo di una volta. Si fa ancora, per carità, la chemioterapia in alcuni stadi della malattia, ma si sono aggiunti questi farmaci biologici che sono più mirati, sono i cosiddetti farmaci target, che vanno a colpire dove il tumore esprime dei recettori, e quindi gli altri tessuti, quelli sani, che non hanno questi recettori, non vengono interessati dall'effetto del farmaco, quindi la tossicità è naturalmente minore, con ottimi risultati. Voglio sottolineare che proprio nel nostro ospedale ci sono degli studi clinici in cui vengono impiegati questi farmaci,
quindi le pazienti che entrano nel nostro ospedale potranno usufruire delle terapie più moderne. L'altra cosa che volevo aggiungere per concludere è che da quest'anno la Regione Piemonte ha reso prescrivibili, quindi gratuiti, i test multigenici, che sono dei test che fino a qualche tempo fa dovevano essere mandati negli Stati Uniti per avere un risultato, quindi tempi lunghi e anche costosi. Questi test ci permettono di decidere se la paziente, sulla base del suo asset genetico, necessita di un trattamento post-operatorio chemioterapico quando ci sono dei dubbi. Il gruppo comunale Aido di Acquiterme compie 40 anni. Per festeggiare l'evento è stato organizzato un fine settimana ricco di iniziative e di sensibilizzazione verso la donazione degli organi, particolari nel servizio di Fabrizio Mattana. Sono già iniziate nei mesi scorsi le iniziative ad Acquiterme per festeggiare il 40° anniversario del gruppo locale Aido Sergio Piccinin. Mostre di pittura, lotteria per sostenere il progetto La Stanza di Nicolas, avviato in via sperimentale presso l'ospedale di Alessandria, è volto a fornire un sostegno psicologico alle famiglie dei donatori d'organi e a quelle che non ne hanno dato il consenso. Poi eventi musicali durante l'estate. Ed ora le celebrazioni dei 40 anni di vita del gruppo comunale Acquese raggiungono il culmine con una 3 giorni dedicata alla sensibilizzazione sulla cultura del dono. Si comincia questa sera presso la sala Monsignor Principe di via Cassino ad Acquiterme col convegno Aido, il dono e vita, nel corso del quale verranno presentate numerose testimonianze di chi, grazie alla donazione di organi, è tornato a vivere. La serata sarà introdotta dal presidente provinciale Nadia Biancato e da quello della sezione locale Claudio Miradei e moderato dal vicepresidente provinciale Maurizio Moran. Domani invece alle ore 16 presso il cimitero cittadino sarà inaugurato il monumento ai donatori realizzato da Renato Cavallero su disegno di Mario Bernascone in pietra di langa, rame e zinco. Anche domenica proseguirà la campagna informativa con banchetti posti sul sagrato della chiesa parrocchiale di Cristo Redentore, punti di sensibilizzazione oggi presenti all'angolo fra Corso Cavour e via Garibaldi, domani mattina anche in Piazza Italia. Gli acquesi, circa 2.400, quelli che hanno sottoscritto la dichiarazione di consenso, qui potranno avere delle lucidazioni sul percorso da intraprendere per donare vita. Bene, io mi fermo qui, vi ringrazio per averci seguito. Naturalmente vi ricordo che subito dopo di noi ci sarà la pagina sportiva, come sempre curata da Fabrizio Mattana. Si parlerà ancora della cessione della squadra dei Grigi, ma anche delle prossime partite che aspettano la squadra alessandrina. Grazie per averci seguito. Arrivederci.